I ricchi pagheranno di più. Era stato uno dei cavalli di battaglia del presidente francese François Hollande in campagna elettorale. Hollande aveva ripetuto che quei pochi contribuenti che guadagnano più di 1 milione di euro all'anno avrebbero avuto una tassazione pari al 75% oltre quella soglia. Adesso il Consiglio Costituzionale afferma che quella tassazione è illegittima, con buona pace degli intenti patriottici con cui era stata concepita e annunciata dallo stesso presidente. La sentenza si è giocata sul filo del cavillo. L'incostituzionalità sarebbe stata provocata dall'eccessiva ideologizzazione della legge, che per i togati non era compensativa ma punitiva nei confronti dei cittadini più abbienti. Adesso l'esecutivo dovrà riscrivere la legge e ripresentarla al vaglio della Corte. Inutile chiudersi in trincea, soprattutto visto che la Francia ha scadenze da rispettare. La reazione della gente è ovviamente discordante. Siamo in democrazia e trovo normale che chi guadagni di più paghi più tasse. 75% di tasse sa di confisca. Saremmo l'unico paese del mondo a farlo. Sarebbe simbolico e meglio aumentare le tasse nei confronti dei grossi gruppi piuttosto che nei confronti di singoli individui. Ovvia la soddisfazione della destra all'opposizione e dell'UMP, partito dell'ex presidente Sarkozy, dilaniato al momento da faide interne, che per una volta si è ritrovato unito nelle critiche al definito pressapochismo dei socialisti.